Aspetta che la maglia non sta male. Oggi faremo... Dai, mi viene da ridere. Tagli, vero? Sì, sì. Come ti fa a piacere Sebastian? Cioè, ma sei allora, Sebastian è... sfollato. Ciao a tutti, io sono Ilenia. E io sono Sofia. E oggi faremo lo Shadow Hunter Stalk. Qual è la tua serie preferita? Mortal Instrument, che sarebbe quella principale, perché ovviamente è stata la prima colletta e quindi ci sono più affezionata. Io non ho letto i libri. Jace o Simon? Jace. Will o Jem? Io non ho letto i libri, quindi non so chi sia. Will. E il tuo protagonista preferito? Lei. Jace. Il tuo attivo preferito? Il mio è Sebastian, o Jonathan. Proprio sono cattiva. Qual è il tuo libro preferito? Città di libro. Passo. Personaggio preferito? Alec. Isabel. Anche Marco. Beh, è un bambino. Non è un vampiro, è un mago. Un mago vampiro. È diverso. La tua copertina preferita? Copertina, l'ultimo libro. Città del fuoco. Sempre sui libri. Che tipo di personaggio vorresti essere? Cioè, tanto se vampiro o se leone o lupo? Oh, in realtà sono indeciso tra Shadow Hunter e lupo. Io prendo più Shadow Hunter. Ship preferita? Mark. Cosa pensi del film? Cioè, rispetto ai libri fa un po' pensare. Perché, cioè, oggettivamente è bello il film, però se si paragona al libro, ci sono molte incongruenze. Incongruenze? Che lessico! Mamma mia, italiano proprio alti livelli, che Leopardi spostati proprio. Io ho visto più la serie TV del film invece della serie, perché il film è troppo diverso. Ecco, ah, la frase dei libri. Oddio, non mi ricordo precisamente come fa il libro, però è tipo quando Alec e Magnus sono insieme e Magnus fa Alec, sei tipo prima c'è l'altro, se non so se si dice la sua. Ah, sì, invece quando Magnus si chiama Mary Biscottini. Ah! Che è più bello, più sexy. Alec. Nella serie. Ah, in realtà no, so, Alec. Però nel film Alec, se dobbiamo fare un paragone, cioè la serie anche Jace, cioè, no, Jace nella serie è capito moltissimo. Se dovessi avere un cognome di Shadow Hunter, come sarebbe? Lightwood, perché sarei con Alec, anche se gay. Ma sono dettagli. Dovrebbe essere tutto fratello o cugino. No, perché ci sposiamo e prendo. Ah, io non lo so. Mi trovo anche a stare nel studiare. Che figo. Perché io non si sofia. Che è tutto il video della serie di G? Io non lo so, insomma, ci sono. Quindi quello che fa. Sì, ce l'ho. Ah, da smetti da Dario? Sì. Allora si può dire voi. Perché se. Sì, quello che fa. Per quella la specie di vita. Quella che fa easy che lo vedo. Io non. Preferiresti sentire Jace suonare il piano, Jem suonare il violino o giocare ai videogiochi con Simon? Jace. Se dovessi avere un tatuaggio sul tuo corpo, quale sarebbe? Quale sarebbe? Vabbè, quella angelica, sì. E quella che gli altri non... quella che gli altri non ti vedono, quella che guarisce le cose, che mi guarisce con questo. Io sono quella di che mi fa. Sì. No, cioè io più tanto. Forse quella che ti cura potrei fare perché. The Mortal Instrument o le origini? The Mortal Instrument. Io odio di più nel libro. Vedo Valentine. Si parla della serie TV? Sì. Allora. Origini.
Qual è la tua scena preferita di Fanny? Ovviamente quella di Alec. Non è di ogni libro. Io dico, quando James e Clary alla fine di tutto il libro sono insieme a me. Ma c'è quella della serra, c'è la fine. Ah sì, anche la. Allora quella della serra. Anche se non la fine. Però. Se dovessi incontrare Cassie. Chi è Cassie? È la Bridget. Ah, cosa diresti? Non so, potresti smettere di essere vicino a Anderson. Intimità di lì succede. Io le chiederei di prendere anche se. Perché la voglio portare. Io non voglio. Allora, se dovessi interpretare un personaggio della serie TV, chi interpreteresti? Io non avendo visto la serie TV, non lo so, cioè la serie TV, però in generale credo che Clary. Clary? Sì. Fisicamente no, perché non ci sono io. Noi abbiamo finito le domande, quindi vi ringraziamo per aver visto questo video. Lasciate un bel like e condividete il video se volete. E iscrivetevi al canale e attivate la campanellina così non vi perdete nessun altro video. Ciao! Cugina. Bene. Ho 14 anni. E basta. Ciao. Non mi vedrete mai più molto probabilmente.